Noi abbiamo accolto molto positivamente questa proposta che è venuta da Anna e da Tommaso. Io l'avevo accolta già prima quando Tommaso aveva scritto un articolo su Micromega, quale sinistra, rispondendo al quesito quale sinistra, e pur non conoscendoci di persona, gli mandai una mail per dire lo sottoscrivo, tranne su un punto che adesso spiegherò. Il punto era che sinceramente, compagni e compagne, io credo che in Italia, se fossimo partiti prima, almeno dal governo Monti in poi, potevamo già essere uniti per costruire un'alternativa al Partito Democratico che faceva già politiche indistinguibili da quelle della destra. E in Italia avremmo potuto, dovremmo, ogni minuto che passa siamo in ritardo, costruire un soggetto unitario della sinistra antiliberista che sia in Europa al fianco della sinistra di Mélenchon, della sinistra di Unidos Podemos, della sinistra di Syriza, della sinistra che si oppone al neoliberismo e che consenta al popolo, anzi ai popoli molteplici delle tante sinistre sociali e politiche che ci sono, di decidere da chi essere rappresentati, come organizzarsi, come allearsi secondo l'unico principio che vale in una democrazia, una testa, un voto. E lo dico perché la sinistra non può essere subalterna allo scontro che avviene dentro il palazzo. La sinistra è di massa, è popolare, come ha scritto un grande costituzionalista come Gianni Ferrara, che saluto, ho visto prima in sala, soltanto quando è radicale. E radicale significa innanzitutto autonoma nel costruire il suo proprio autonomo punto di vista. E allora evitiamo di fare l'errore che si è fatto nei 25 anni precedenti, in cui il male assoluto era Berlusconi e si raccoglieva di tutto pur di combattere Berlusconi. Non facciamo lo stesso errore con Renzi. È ovvio che Renzi mi è estraneo e nemico persino antropologicamente, proprio, è un'altra cosa. Cioè proprio non abbiamo frequentato gli stessi locali, le stesse manifestazioni, non ci siamo mai incrociati nella vita e io sono contento di questo. Io gli ero talmente estraneo che non ho manco partecipato alle primarie per batterlo, perché già quel mondo per me era un altro mondo, non era il mio. E in Europa le politiche neoliberiste sono sostenute da una grande coalizione tra i partiti socialisti, tra Schulz e Merkel. I liberali sono tutti insieme e da anni conducono politiche che hanno impoverito soprattutto i paesi del sud Europa, ma hanno precarizzato il lavoro in tutto il continente. Ed è rispetto a questo che noi dobbiamo brandire la nostra Costituzione, come i compagni francesi hanno brandito la loro tradizione repubblicana e rivoluzionaria. E quindi non possiamo non dire che essere quelli che si battono per l'attuazione della Costituzione significa essere quelli che si battono contro questi trattati europei. La nostra Europa è un'altra Europa, non è quella della finanza e dei banchieri. Ed è per questo, siccome ci battiamo per la difesa della Costituzione, che noi dobbiamo esigere e batterci per la cancellazione dell'articolo 81, che inserendo il pareggio di bilancio della nostra carta costituzionale ha costituito uno stravolgimento dei suoi principi fondamentali, a partire dall'articolo 3 e dall'articolo 1. Perché, compagni e compagne, non possiamo essere credibili se non siamo conseguenti e coerenti. Noi credo che non dobbiamo appartenere alla genia dei nuovisti che costruiscono le soffitte che biasimava Gramsci. Quindi dobbiamo raccogliere l'eredità di Gramsci, di Rosselli, dei costruttori della nostra democrazia. Un'eredità che è fatta di unità e di intransigenza rispetto ai principi. E l'unità che predicava Gramsci intitolando quel giornale che con amarezza abbiamo visto trasformarsi nell'organo del capitale finanziario e di chi voleva stravolgere la Costituzione, era l'unità tra operai del nord e contadini del sud, non era l'unità tra ceti politici. E quindi noi dobbiamo costruire l'unità
della classe operaia metalmeccanica e delle nuove figure del lavoro, l'unità di chi si batte per l'ambiente e di chi si batte per la sanità pubblica, l'unità di chi difende i beni comuni e quei principi sanciti dalla nostra Costituzione. E quindi dobbiamo essere la lista e la soggettività di coloro che si battono contro il taglio di 40 miliardi negli ultimi anni agli enti locali, perché se cade un po' di neve la gente muore perché non ci sono le turbine. Bene, in quel comune, prima di quei criminali tagli votati da una sinistra che è sempre responsabile, la turbina il comune non doveva manco affittarla, ce l'aveva sua, comprata con i soldi e il denaro pubblico delle tasse dei cittadini. Dobbiamo batterci contro la distruzione della sanità pubblica che viene portata scientificamente avanti per creare il mercato delle assicurazioni private. L'altro giorno mi ha chiamato da un call center uno e mi ha detto: lei ha comprato un biglietto aereo da tale compagnia, le vogliamo fare un regalo. Io pensavo che era una vacanza. Mi ha detto: abbiamo una buona offerta per un'assicurazione privata, sa, la previdenza pubblica non funziona più. Allora io a quel lavoratore di un call center gli ho detto: senti un po', noi siamo che contratto di lavoro c'hai? Beh, noi siamo, dopo che abbiamo parlato un po', mi ha detto: ma che lei è di sinistra, è comunista? E ho fatto sì. Ah, lo sa che pensavo che non c'eravate più. Beh, io credo che c'è un sacco di gente che ritiene il servizio sanitario nazionale una conquista per cui si devono fare le barricate. E questo significa anche che non possiamo tollerare nell'epoca dell'intelligenza artificiale e dei robot che si debba andare in pensione a 70 anni. Io ritengo che il principale regalo ai razzisti è stato votare la legge Fornero e consentire a Matteo Salvini di fare propaganda in mezzo a chi non arriva alla fine del mese. E dobbiamo dire forte e chiaro che non c'è nessun parametro di Maastricht da rispettare, perché se quando si vedono al G7 Gentiloni dice che noi certo possiamo sforare sulle spese militari, noi vogliamo sforare per la scuola pubblica e per gli ospedali. Vogliamo sforare per dare un reddito di dignità a tutti i popoli, a tutti i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e a tutti quelli che il lavoro non hanno mai avuto. Perché è degradante in tutta l'Italia centro-meridionale, laddove i comuni non hanno finanza propria per aiutare chi è, vedere la fila delle persone in difficoltà che devono andare a raccomandarsi all'ultimo politicante di centrodestra o di centrosinistra per non farsi staccare la luce. La gente della Repubblica fondata sulla Costituzione, nata dalla Resistenza, ha il diritto di vivere con dignità, da cittadino che non deve chiedere un favore a nessuno. E quindi, se dobbiamo essere questa cosa qui, io non credo che siamo minoritari. Il compagno Cotor, non so se si offende, però, diceva dobbiamo evitare di essere minoritari. Io non credo che in Italia la sinistra sia minoritaria perché è stata estremista. Io credo che la sinistra sia minoritaria e ci ritroviamo milioni di persone che sarebbero normali nostri elettori ed elettrici, anzi normali attivisti e militanti che votano per il movimento di un comico, perché la sinistra è stata troppo cinica e politicante. E allora io concludo. Lo dico con chiarezza, noi non siamo disponibili a operazioni che siano di restyling movimentista per la sinistra che è stata sconfitta da Renzi nello scontro interno al centro-sinistra. Non ci interessano regolamenti di conti. Quando stavamo a Genova in mezzo ai lacrimogeni già eravamo altra cosa da quella sinistra. Noi siamo disponibili a fare quella che indicano Anna e Tommaso, una nuova sinistra che sia nei contenuti, nei comportamenti radicale e che sia democratica e quindi in ogni luogo consenta ai cittadini e alle cittadine di essere partecipi di un processo in cui decidono quali sono i propri programmi, quali sono le persone che ritengono più adatte a portare dentro le istituzioni quei programmi. E dobbiamo avere umiltà, e concludo. Umiltà però non si, pro,
mi hanno insegnato i vecchi comunisti quando ero un pischello che l'umiltà non si predica a chi sta in basso, la deve predicare, cioè la deve praticare chi... la devono praticare i dirigenti. E quindi chi nel corso degli anni che abbiamo alle spalle non è stato dalla parte dell'umanità ma è stato dalla parte del neoliberismo, per usare una metafora, anzi uno slogan del subcomandante Marcos, beh, io sono contento che voglia tornare con noi, che voglia ritrovare il suo popolo, e io sono davvero contento, però qualche fischio ci sta, bisogna incassarlo con stile, perché fa parte del stare in mezzo alla gente a discutere. E noi non possiamo rischiare di perdere un solo centro sociale, un solo collettivo, un solo gruppo che si è battuto contro le trivelle, un solo gruppo che si è battuto per l'acqua pubblica, un solo gruppo che si è battuto per difendere i nostri valori sull'altare di accordi di vertice. Se vogliamo fare la sinistra, noi ci saremo.